Se credete che stasera vi aspetti una tranquilla partita a Monopoli, avete decisamente sbagliato. Come tale, non mi aspetto che molti di voi apprezzino la sottile scienza e l'esatta arte dei giochi da tavolo, comunque ai pochi scelti dal fato, che andranno a Lucca Comics. Io posso insegnare come colonizzare Catan, combattere i vichinghi. Posso dire come far mangiare a un panda il bambù, ammazzare zombie, fino anche far esplodere gattini. Tuttavia, magari alcuni di voi non hanno ancora ben chiaro cosa siano i giochi da tavolo e pensano si tratti di roba per bambini piccoli. Signor Potter, la nostra nuova celebrità. Dimmi cosa faresti se una sera la tua ragazza ti chiedesse di uscire il tuo migliore amico di giocare board game? Non lo sai? Bene, riproviamo. Dimmi il nome di un gioco da tavolo che conosci. Il Monopoli, signore? E qual è la differenza tra Zombicide Black Plague e moderno? Non lo so, signore. Oh, siete nei guai stavolta. Presto, ho poco tempo per potervi parlare di questo gioco. Stanno per arrivare. Questo gioco è Harry Potter. Sono arrivati, devo nascondermi. Avada Kedavra! Ed ora ne parlerò io di questo gioco di Harry Potter. Benvenuti sul nostro, volevo dire, mio canale, Charlie. Quest'oggi vi parlerò di Harry Potter Miniatures Adventure Game. Questo gioco è molto particolare, permette infatti tre modalità differenti di gioco: campagna, skirmish e cooperativa. Inoltre ha delle miniature molto dettagliate e molto ben fatte. E adesso andremo a scoprire un po' come funziona questo gioco con il nostro tutorial. Oppure, se volete vedere i pro e i contro, andate direttamente in fondo al video. Buona visione! In Harry Potter Miniature Adventure Game ci sono tre possibili modalità di gioco: la modalità duello, la modalità campagna e la modalità cooperativo. Nella modalità duello, ogni giocatore sceglie la propria personale squadra di maghi che dovrà combattere contro le altre squadre avversarie per vincere. Nella modalità campagna ci si dividerà in due parti sostanzialmente, buoni contro cattivi, e si affronteranno vari scenari diversi, uno dopo l'altro, fino a che non si arriverà a un solo vincitore. Nella modalità cooperativa invece i giocatori coopereranno tra di loro per poter giungere infine alla vittoria. Oggi vi parleremo della modalità cooperativa. Per prima cosa, posizionate accanto al tavolo di gioco il mazzo di carte campagna. Quindi, posizionate accanto al tabellone di gioco il mazzo di carte eventi. A questo punto, posizionate sempre accanto al tabellone di gioco il mazzo di carte creature e avversari. Quindi mettete i segnalini obiettivo sparsi sul campo. Se giocherete da soli ne dovrete mettere 4, se giocherete in 2 ne dovrete mettere 3 a testa, se giocherete in 3 o più persone 2 a testa. Questi segnalini obiettivo saranno il vostro scopo finale da raggiungere. Una volta arrivati a questi qua, dovrete riuscire a svolgere la missione in questione e prenderli così da vincere la partita. A questo punto, l'unica cosa che vi resta da fare è selezionare la vostra personale squadra di maghi. Per formare la vostra squadra avrete un numero massimo di galeoni disponibili da poter spendere in personaggi o potenziamenti. Il numero a sinistra della vostra carta indica infatti quanti galeoni dovete spendere per poter avere quel personaggio, e gli spazi sopra e gli spazi sotto indicano rispettivamente il numero di pozioni e il numero di magie che potete acquistare per il vostro personaggio, ognuna delle quali costerà altri galeoni. Potrete fare una squadra di un solo giocatore, una squadra di due giocatori, tre giocatori o così via. Potrete potenziarli o non potenziarli. L'importante è raggiungere il numero massimo di galeoni che vi siete stabiliti per quella partita. Tenete
Andiamo dalla cooperativa, si consiglia di giocare con 15 galeoni, ma noi vi consigliamo una modalità alternativa, di aumentare il numero di galeoni disponibili a voi all'incirca 18 o addirittura 20 galeoni e tra le creature da affrontare in modalità cooperativa non mettere soltanto gli animali come possono essere i ragni, le acromantule, i dissenatori o il troll, ma mettere anche i maghi cattivi come possono essere Voldemort, Grindelwald, Coda Lisce o anche Bellatrix Lestrange. In questo caso, per esempio, abbiamo dotato Sirius Black, che costa 14 galeoni, di una pozione esplosiva, che costa 2 galeoni, e, oltre al suo incantesimo di partenza, gli abbiamo dotato anche un incantesimo particolare, Bombarda Maxima, che costa ben 3 galeoni. Per un totale di... 19 galeoni. Leggere una carta a personaggio può apparentemente sembrare difficile, soprattutto la prima volta che si gioca a Harry Potter Miniature Adventure Game, ma poi, man mano che si faranno sempre più partite, vedrete che sarà abbastanza facile. Infatti, nonostante tutte le scritte che ci sono, in verticale, in orizzontale, in diagonale, al contrario, su e giù, in qualsiasi modo, alla fin fine i valori che contano sono sostanzialmente tre. Mastery, Defense e Cunning. Il numero di bacchette indicato sulla casella Mastery indica quanti risultati positivi automatici avrete quando lancerete un incantesimo. Quando si dovrà lanciare un incantesimo, infatti, si dovranno lanciare tre dadi. Ogni risultato di 3 o più, quindi 3, 4, 5 o 6, sarà automaticamente un risultato positivo e a questi risultati positivi si dovranno aggiungere i valori di Mastery, cioè il numero di bacchette che avrete sulla casella Mastery. In questo caso, per esempio, 1 non è un risultato positivo, 5 e 6 è un risultato positivo. Sirius Black aveva 2 di Mastery, quindi 2 risultati positivi più altri 2. Attenzione! Il segno dei doni della morte, cioè il numero 6 del dado, indica che quello è un risultato positivo, ma che si può rilanciare il dado nella speranza di ottenere un altro risultato positivo, cioè un altro 3 più. Altro valore da tenere in considerazione è il valore Defense. Gli scudi infatti indicati sulla casella Defense indicano quanti successi automatici abbiamo quando, una volta che qualcuno ci attacca, noi tiriamo per la difesa. Anche qua, quando si tira per la difesa, i risultati positivi saranno i risultati di 3 o più e il segno dei doni della morte, cioè il 6, indica che si può rilanciare quel dado. Attenzione! Per poter annullare l'incantesimo dell'avversario bisogna fare un numero di risultati positivi pari o superiore a quelli degli avversari e, dopo aver lanciato i 3 dadi, gli si somma il valore di difesa, cioè gli scudi indicati nella casella difesa. In questo caso, per esempio, si sono ottenuti 2 risultati positivi più 2 di scudi, quindi si hanno 4 risultati positivi che annullano 4 dadi, o meglio, che annullano 4 successi dell'avversario. Ultimo valore importante è il valore di Cunning. Il numero indicato nella casella Cunning, infatti, indica quanti segnalini potere si hanno a disposizione. I segnalini potere, infatti, sono la valuta del gioco, quella necessaria per poter fare le proprie magie. Ogni magia, infatti, in basso a destra, indica quanti segnalini di potere bisogna spendere per poter fare quella magia. I valori in alto a destra, invece, Magic, Temper, Courage e Wisdom, sono dei valori necessari soltanto sostanzialmente quando si arriverà a un obiettivo. A quel punto si girerà una carta e si dovrà superare la sfida che ci viene proposta dalla carta, cioè il risultato in basso. Se si ha quel valore, in questo caso di magia, magia 13, se si ha quel valore si è automaticamente superata la sfida. Se non si ha quel valore, nella modalità cooperativa si possono spendere 2 segnalini potere per abbassare di 3 il livello della sfida. Oppure, se c'è un altro personaggio nelle vicinanze, precisamente entro 3 dal segnalino obiettivo, può sommare il proprio valore, in questo caso di magia, al nostro valore e così aiutarci a superare la sfida. I valori in basso a sinistra, invece, indicano i tratti, le caratteristiche di ogni personaggio. Queste chiaramente varieranno da personaggio a personaggio e, benché renderanno la sfida più interessante, alle prime partite possono complicarla un po' troppo per la molteplicità di tratti e caratteristiche che differenziano ogni personaggio. Nella parte destra, invece, troviamo la magia di partenza di ogni personaggio. Ogni personaggio, infatti, benché possa essere potenziato con le pozioni da mettere in slot sopra o con le magie da mettere in slot sotto, parte direttamente con una propria magia che già conosce di base. Ogni magia ha un valore di difficoltà che indica il numero di dadi positivi che deve riuscire a ottenere perché quella magia abbia effetto. Inoltre, ogni magia, oltre all'effetto proprio indicato nella parte bassa della sua carta, ha un valore di conto alla rovescia. Quando lancerete una magia, infatti, non potrete lanciarla ogni turno, ma dovrete aspettare che la magia si ricarichi e così attendere vari turni prima di poter rifare sempre la stessa magia.
In questo caso, per questo cooldown, per questo conto alla rovescia, appena lancerete la magia dovrete mettere un segnalino sopra la carta in questione. Il segnalino indica la parte in alto, indica che avete appena lanciato la magia. Una volta lanciata la magia, potrete girare il segnalino verso destra. Continuate così a girarlo per ogni turno fino a che non sarete tornati alla posizione iniziale, o almeno seguendo le istruzioni sulla carta. In questo caso, cooldown 1 dice che bisogna fermarsi là, mentre keep turning, la parte sotto, dice che non c'è bisogno. Quindi in questo caso si gira direttamente a sinistra. Ma poiché anche a sinistra c'è scritto keep turning, per l'incantesimo stupeficium si arriva direttamente sopra. Quando l'indicatore indica di nuovo l'incantesimo verso l'alto, vuol dire che l'incantesimo è pieno e potete di nuovo lanciarlo normalmente. Quando si gioca in modalità cooperativa, a inizio turno la primissima cosa da fare è girare una carta evento. Le carte evento sono quelle con retro della clessidra e le carte evento potranno essere positive, ma molto più spesso saranno probabilmente negative contro di noi. Una volta girata la carta evento, questa influenzerà per tutta la durata del turno e al successivo turno si pescherà un'altra carta evento. A questo punto i nostri personaggi si potranno muovere lungo la plancia. Per il movimento ogni personaggio si muoverà fino a un massimo di 3 caselle. Il movimento può essere in tutte le direzioni, anche in diagonale. Quando un personaggio arriverà adiacente a un segnale obiettivo, in questo caso potrà girare il segnale obiettivo e pescare la carta campagna. La carta campagna indicherà la missione da dover svolgere e se i valori che abbiamo detto prima, cioè i valori di Magic, Temper, Courage o Wisdom, saranno sufficienti per riuscire a risolvere quella missione, dovrà riuscire a risolvere, altrimenti dovrà spendere 2 segnalini di potere per poter abbassare di 3 la difficoltà della sfida, oppure farsi aiutare da un amico che sia a distanza massimo 3 dal segnalino obiettivo. All'inizio del round, dopo aver pescato la carta evento, si devono pescare le carte dal mazzo cattivi. Attenzione! Secondo le regole, teoricamente bisognerebbe mettere nel mazzo cattivi soltanto le creature, come i ragni. Harry! Cosa c'è? Beh, grazie. Noi ce ne andiamo. Le acromantule, il basilisco, il troll. Noi invece vi consigliamo, per rendere la partita ancora più interessante e accattivante, di metterci anche le carte dei nemici, cioè di personaggi come possono essere Dolores Umbridge, Voldemort, Grindelwald, Peter Minus o anche Bellatrix Lestrange. Insomma, mettere i cattivoni in questo bel mazzo per poterli sconfiggere uno dopo l'altro. Normalmente si pescherà una carta creature avversarie, più una carta per ogni 2 modelli che un giocatore ha nella propria squadra, più una carta aggiuntiva se per caso i personaggi scelti dal giocatore hanno un costo di galeoni più alto di 12. A questo punto posizionate le miniature dei cattivi delle carte che avete pescato entro 6 caselle da voi. Potete scegliere in qualsiasi spazio, purché non sia chiaramente un ostacolo o un terreno insormontabile, entro 6 caselle da voi. Terminate le vostre azioni, sarà il turno degli avversari, le cui azioni saranno sostanzialmente identiche alle vostre. Gli avversari saranno giocati, in questo caso possiamo dire, dal gioco stesso, per cui si muoveranno e attaccheranno verso l'obiettivo più vicino a loro. Ogni modello ha 4 segnalini ferita e man mano si andrà avanti nel subire ferite si avranno sempre più malus fino ad arrivare al gettone viola per cui il personaggio sarà morto. Attenzione però! Se la carta mostro che avete pescato ha il segnale dell'infinito, come per esempio il caso dei ragni, delle acromantule, in questo caso, una volta che avete ucciso quel mostro, dovrete rimetterlo all'interno del mazzo per ripescarlo poi nei turni successivi, perché quello sarà un mostro che si genererà per infinite volte. Per vincere modalità cooperativa dovete riuscire a prendere tutti i gettoni obiettivi, dietro cui si nasconderanno gli Horcrux o altri oggetti importanti. Ma attenzione, dovrete prenderlo prima che i Mangiamorte, i Dissenatori e le altre creature malvagie vi fermino, impedendovi di realizzare i vostri obiettivi. Ed eccoci qui ai pro e ai contro. Cosa possiamo dire? Innanzitutto che questo gioco ci fa proprio calare nell'ambientazione di Harry Potter. Con le carte che sembrano stile mappa del Malandrino, riusciamo proprio a immedesimarci poi nell'ambientazione di Harry Potter. In seconda battuta troviamo delle miniature che sono molto molto dettagliate, molto ben fatte, e anche se sono leggermente più piccole rispetto a quelle di Warhammer, quindi troviamo magari dei volti anche più piccoli, sono abbastanza semplici da dipingere,
Quindi anche un novizio può benissimo dipingerlo in modo semplice e l'effetto che ne viene fuori rende il gioco poi molto molto più interessante. Beh, a questo punto vi faccio parlare dei pro e dei contro anche dal mio compare. Lo resusciterò con la mia pietra della resurrezione. Ciao a tutti, io sono Capitan Mimmo. Aspetta, aspetta, in realtà siamo già i pro e i contro, non volevo... Va bene. Tra i pro possiamo ricordare di questo bel gioco il fatto che ci sono tre diverse modalità. Modalità campagna, in cui farete delle storie, ogni storia con un'avventura diversa, delle condizioni diverse per poter vincere, molto avvincenti e molto diverse l'una dall'altra. Modalità skirmish, cioè la schermaglia, gli scontri uno contro uno, e soprattutto la modalità cooperativa. Vi dico subito che la modalità cooperativa è probabilmente la mia preferita. Però nella modalità cooperativa vi consiglio in caso di fare un piccolo cambiamento, cioè secondo le regole in cooperativa ci si scontra contro le creature, i ragni per esempio, oppure non so, il troll, oppure il dementor, cioè il dissennatore. Io vi consiglio, oltre a questi nemici, di mettere anche i maghi oscuri, per esempio Coda Liscia, oppure Capitan Drago, oppure anche Bellatrix Lestrange. In questo modo le partite saranno ancora più diverse, ancora più variabili e probabilmente ancora più difficili da vincere. E sfida più difficile vuol dire sfida più accattivante. Tre contro invece dobbiamo ricordare il prezzo. Va detto bene che questa è la versione 1.0, è uscita anche la versione 2.0, in cui sostanzialmente la scatola è identica, anche le miniature hanno fatto pochissimi cambiamenti, ma sostanzialmente sono identici. La scatola base infatti costa all'incirca 100 euro, soprattutto quando è uscita costava almeno 100 euro, e contiene all'interno pochissime miniature, contiene soltanto Ron, Harry e Hermione, più qualche ragno e tre mangiamorte, oltre le carte chiaramente e la plancia di gioco e i segnalini. Però per 100 euro è una spesa un po' eccessiva rispetto a quello che è il materiale, quello che contiene. Un altro contro, va detto che la versione 1.0 ha delle miniature bellissime, la Knights Model ha fatto delle miniature veramente dettagliate e bellissime, però il materiale non è propriamente il migliore. C'è per esempio la miniatura di Sirius Black in cui la bacchetta è attaccata al resto e quindi bisogna scartavetrarla bene per riuscire a tirare fuori veramente quello che è la vera miniatura. E a volte queste miniature tendono, siccome si incollano, tendono anche a staccarsi facilmente l'una dall'altra, soprattutto se tenute nella confezione originale. Un altro contro, e questo secondo me è un grande punto negativo a questo bel gioco, altrimenti, e quindi è un peccato, è il fatto che ci sono tantissime miniature diverse, tutti i personaggi sostanzialmente di Harry Potter e di Animali Fantastici dove trovarli, ma molti di questi personaggi in Italia ancora non sono arrivati. Li si può comprare da un sito inglese, per esempio, ma in Italia nei negozi non si possono assolutamente trovare. Questo è un grande peccato, perché in questo caso vi mancherà la vostra collezione personaggi come Voldemort, Silente o anche Grindelwald, delle miniature veramente fichissime, mentre invece altre ce ne sono, come per esempio Lupin, Malocchio Moody, Sirius Black, e quindi è un peccato questa piccola carenza che c'è almeno qua in Italia. Un altro contro è il fatto che le carte a volte, benché molto belle, ricordino la mappa del mandrino, sono un po' difficili da leggere. Infatti le carte sono scritte sia in orizzontale che in verticale, sia a destra che a sinistra, e quindi a volte può rendere un po' difficile la comprensione totale di questi testi. Se però si prenderà la mano, si riuscirà ben presto a leggere le carte e ovviare questo piccolo inconveniente. Tre contro possiamo trovare poi la scatola, è molto resistente perché è in metallo, ma è un pochino piccola per riuscire a contenere tutte le miniature e tutta la componentistica. Infatti, come già citato in precedenza da Capitan Mimmo, il rischio è quello poi di danneggiare le miniature al suo interno. Soprattutto se comprate delle espansioni e quindi avrete più miniature rispetto a quelle che sono nella scatola base, come per esempio il dissennatore o il troll, miniature troppo grandi per entrare qua dentro. Esattamente. E l'ultimo contro è la lingua. Certo, a chi piace l'inglese, chi lo conosce come noi, non è un grosso problema. Ma chi magari appunto ha difficoltà con l'inglese, purtroppo si dovrà trovare a tradurre carte, regole, componentistica. Bene, questo è il video di Harry Potter Miniature Adventure Games. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e condividete, condividete, condividete. Ciao a tutti da Capitan Mimmo e da Capitan Drago. Ciao. Ciao.